cornice in cui si colloca il moto livornese del 57 è quella del movimento democratico, che deve agire in fretta perché ci sono rischi grossi che altre iniziative di altri, soprattutto di tipo murattiano francese, dividano per sempre l'Italia in due e che non si possa avere l'unità nazionale. Questo spiega perché si mettano insieme due personaggi che erano in dissenso forte, il Pisacane e Dammazzini. Quindi si uniscono due iniziative, una volta soprattutto all'unità nazionale, l'altra comprendente una visione sociale avanzata. Questo grido di gioia e d'amore, e al grido risponda ogni cuore, di un affetto che par non avrà. Su, fratelli, la stella che insegno, per tant'anni un triste segreta. Oggi al fine di un bella vignetta, nel sorriso di tutti sarà. Oggi al fine di un bella vignetta, nel sorriso di tutti sarà. Gli avvenimenti di cui fu teatro Livorno nel 30 giugno del 1857 provano come e quanto sia sacro ed indeclinabile il principio di libertà per la salute della patria. A Sapri, presso lo sbocco di Val di Diano, avanti di entrare nel paese di Sanza, le milizie borboniche si sguinzagliarono contro il nucleo degli arrischiati per la magnanima impresa del Pisacane e ne compierono la strage nefanda. A Livorno, sulla via dell'Arderel, le milizie toscane si avventarono addosso a un drappelletto di sei giovanotti popolani condotti dal fiero Marino Gervic e sui due piedi li finirono a morte tutti e sette. Nella storia del moto del 57 c'è tutta la vicenda dell'esercito livornese del 49, anzi addirittura di quello che aveva partecipato a Curtatone e Montanara. C'è una continuità forte e la componente di quell'esercito del 48-49 è quella più portata alla rivoluzione per la Repubblica. Quella è la convinzione profonda. Quindi nel moto del 57 noi troviamo non solo livornesi ma repubblicani di tutta la Toscana, e non è solo un moto livornese, solo che fallisce perché le altre componenti di altre città non partecipano adeguatamente. Generosi patrioti repubblicani, tutti giovani popolani, mazziniani, circa 400, armati soprattutto di armi bianche e poche pistole, nel pomeriggio del 30 giugno danno inizio all'insurrezione dalle logge di Piazza del Voltore. Alla Gran Guardia disarmano le sentinelle, a Piazza Rangoni, oggi Garibaldi, incitano i concittadini. Viva i fratelli, alle armi! Viva la Repubblica! Fratelli, unitevi, è l'ora della vendetta! Andiamo a liberarci! Viva l'indipendenza italiana! Fratelli, unitevi, andiamo a liberare la patria! Viva il popolo re! Viva la libertà! Lo scontro è impari. Sebbene gli insorti fossero coraggiosi e determinati, tutto ebbe fine alle 21, con un bilancio tragico, 3 morti e alcuni feriti tra i soldati del Granduca, numerosi feriti e 18 morti tra i rivoltosi. Tra di loro, 7 livornesi, fatti prigionieri e fucilati nell'androne di Via dell'Arderel 91.
via da noi, tedesco e fino, non più patti, non più accordi, guerra, guerra, ogni altro grido, sole infamia e servitù, su quei rei di sangue e ordi, il furor si fa di più, su quei rei di sangue e ordi, il furor si fa di più, ogni spada di via santa che parla di spianta, è l'Italia il mio figlio che ha lasciato di figlio, chi un nemico non la terra, guerra, 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 chi un nemico non la terra, guerra, 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 guerra. Nelle ore successive al tentativo di insurrezione, il governo di Livorno esaltò la fedeltà dei corpi militari. Gli anarchisti erano una mano di scellerati che aveva per scopo l'assassinio, ma erano stati dispersi facilmente. Coloro che restarono sorpresi con l'arme alla mano ne pagarono il fio con la morte. E sono la discendente di Djurović Marino. Ho conosciuto la storia di quest'uomo quando frequentavo la scuola media e rimasi così colpita dal coraggio di un valoroso giovane morto per liberare noi italiani. Tra tutti i protagonisti io sceglierei Marino Djurović, perché è uno di quelli che più rispecchiano quella continuità di cui parlavo. Vale a dire, un uomo che aveva partecipato alla difesa di Livorno, che era andato in esilio e quindi aveva fatto parte di quel centro esterno che continuava a coltivare la cospirazione democratica in Toscana e ora guidava, era uno dei capi del movimento del 57. E questo esalta ancora di più la figura di un soldato della rivoluzione che viene fucilato proditoriamente nel palazzo dell'Ardere quel giorno della rivolta.